Ciao a tutti! Dopo aver sostituito il vetro touch, trovate il link selezionabile in alto, proverò a resettarlo, riportandolo alle condizioni di fabbrica. Fate molta attenzione, perché questa operazione cancellerà tutti i vostri dati personali, foto, video, eccetera. Vediamo come. Spegnere il tablet. Tenere premuti simultaneamente i tre tasti Power On, Volume Più e Tasto Home fino alla comparsa delle scritte. Appena vengono visualizzate le scritte, lasciare i tasti. Dopo circa 2 minuti, ecco che appare la videata per il reset. Col tasto volume meno, scorrere fino al Data Factory Reset. Premere il tasto di accensione Power On per dare conferma. Tasto volume meno, scendo su Yes. Tasto accensione Power On per dare conferma. Tasto volume meno, seleziono Cache Partition. Tasto accensione Power On per dare conferma. Tasto volume meno, seleziono Yes. Tasto d'accensione Power On per dare conferma. A questo punto, rimanendo su Reboot System Now, premo il tasto d'accensione Power On per dare conferma. Il tablet eseguirà il reset autonomamente. Dopo circa 5 minuti apparirà la pagina del benvenuto. Impostare la lingua, nel mio caso si trova già nella posizione corretta, dare conferma, attivare il wifi, se trovate la vostra rete selezionatela inserendo la password di accesso al vostro modem, clicco su avanti, accetto termini e condizioni. Se non volete ricevere notifiche, vi consiglio di togliere il flag alla terza riga. Avanti. Data e ora, avanti, perché una volta connesso ad internet si aggiornerà automaticamente. Nome, a me non interessa, quindi passo avanti. Tipo blocco, siccome non mi interessa, seleziono non ora. Servizi Google, avanti. Samsung account, ignora. E fine. Ora il tablet è tornato alle condizioni di fabbrica. Se vi è piaciuto il video, mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao, alla prossima!